Simone Peterzano è un pittore meraviglioso e l'occasione per scoprirlo è la mostra che è stata organizzata dall'Accademia Carrara. Chi è Simone Peterzano? Un pittore nato a Venezia nel 1535, morto a Milano nel 1599. Ha avuto la fortuna di essere allievo del più grande pittore europeo del momento, cioè Tiziano, e di essere stato maestro del più grande pittore, diciamo, del momento successivo, cioè Caravaggio. L'occasione di mettere a fuoco quindi questo trait d'union tra due grandi maestri della pittura europea è straordinaria, e la si fa attraverso la ricostruzione del suo periodo giovanile, quindi l'attività veneziana, attraverso alcuni approfondimenti che passano tramite capolavori come i primi quadri profani che lui realizza probabilmente ancora in terra della Serenissima, e poi successivamente, dopo l'arrivo a Milano nel 1572, quando dipinge l'ultimo dipinto profano. Da questo momento scatta un nuovo clima, siamo nella Milano di Carlo Borromeo e Simone Peterzano è così intelligente, abile, colto da sapersi collocare perfettamente all'interno di questo nuovo clima della Controriforma e diventa il pittore celebre per delle sue pale d'altare, tra cui si possono vedere in mostra la meravigliosa Deposizione di Cristo di San Fedele. Ora mi fermo sulla Deposizione di Cristo per dire che questa già sarà memoria figurativa per Caravaggio. Che cosa significa? Significa che Caravaggio osserverà attentamente questo quadro, lo depositerà nella sua memoria e lo trasmetterà attraverso un altro grande quadro, che è il quadro della Vaticana con il Cristo deposto. Questa immagine un po' rallentatore, dove tutti i sentimenti sono placati, rivivono attraverso la forza brutale della pittura di Caravaggio. Caravaggio entra nella bottega di Peterzano nel 1584, quasi tredicenne, e ci rimane per 4 anni. Sarà una formazione fondamentale e Peterzano gli aprirà il mondo verso la possibilità di riconquistare una cultura figurativa, di rifondarla e di rivoluzionarla.